Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi è arrivato il giorno di testare lei, la SMO 4K, la cam diciamo compattata della Insta 360 fatta da Beta FPV in collaborazione appunto con Insta 360, quindi una camera che è in grado di registrare in 4K 60 fps come limite massimo. Poi ovviamente ci abbiamo tutte le altre possibilità, connessione wifi con lo smartphone e dall'applicazione di Insta One potremo andare a modificare tutti i parametri di questa fotocamera. Oggi voleremo quel filtro ND16 che viene dato in dotazione, quindi andremo a mettere in manuale l'otturatore per avere appunto diciamo la massima resa con questo filtro. Ovviamente questa camera, come tutte le Insta 360, è stabilizzata con la stabilizzazione flow state, una stabilizzazione più che ottima, quindi davvero non vedo l'ora di provare questa fotocamera, perché comunque io sono un fan di Insta 360. Infatti ho portato sul canale la Insta One Air col modulo classico, che sarebbe poi come questo, col modulo a 360 gradi o con il modulo col sensore ad un pollice. Quindi sono proprio curioso di vedere come si comporta questa fotocamera, che pesa davvero pochissimi grammi, quindi è quasi come non averla sul drone. Ovviamente lei non ha la batteria sua, ma viene alimentata dalla batteria del drone. In questo caso voleremo con l'HG LRC Sector 150, un CineWhoop che vi straconsiglio, versione HD 6S questa, quindi occhiali DJI ovviamente, e per questo volo ho optato per le batterie della CNHL 5S. Sebbene è un drone a 6S, ho optato per le 5S perché comunque lo rendono un po' più morbido da guidare, però comunque è un CineWhoop col paraeliche. Queste qua sono i paraeliche che ho stampato io con la stampante 3D, perché i suoi originali volando con il freddo c'era circa 1-2 gradi quando li ho usati, andando a impigliarsi in un ramo, perché quindi con questo CineWhoop voleremo adesso in mezzo alle piante, i rami così, e anche con gli occhiali DJI che hanno una risoluzione incredibile, certi rami sono talmente sottili che si vedono proprio all'ultimo momento, e quindi mi sono impigliato in un ramo e il paraeliche si è rotto, perché comunque si è rotto diciamo uno di questi parti più delicate, perché secondo me c'era troppo freddo, la plastica era troppo secca. Allora ho deciso di stamparli io, li ho stampati in PETG, quindi un materiale molto resistente, sono un pochino più pesanti degli originali ma di poco, e in più il colore blu secondo me ci sta anche benissimo. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e decolliamo con questo HG LRC Sector 150 versione HD con la cam Beta FPV SMO 4K di Insta 360. Ragazzi, decolliamo! We'll be right back.
Ok ragazzi, il volo è finito, c'era un po' di vento, non vento forte, un po' di aria, magari la sentite anche dal microfono, però per un drone così poteva essere un po' fastidioso, perché comunque è un drone molto leggero, quindi potrebbe aver sentito un po' dell'aria. Io pilotandolo, solo quando salivo in alto mi sono accorto, in basso non mi dava tanta questa sensazione, però sicuramente un po' ha influito. Ditemi voi nei commenti come avete visto la stabilizzazione flow state di ISA360 su un drone di questo tipo, anche perché non c'è nessun ammortamento, è tutto diciamo con supporto in TPU, ma tutto diciamo rigido, non c'è nessun tipo di ammortamento delle vibrazioni. Quindi ditemi voi come avete visto il tutto, anche dal punto di vista dei cambi di luce, perché è una cosa importante con i droni FPV, quando si monta una cam diciamo ad alta risoluzione, sono anche i cambi di luce, perché comunque il drone passa velocemente da situazioni di magari più ombra, meno ombra, tanta luce, poca luce, e queste diciamo fotocamere spesso vanno in crisi. Quindi ditemi come avete visto appunto questa situazione, oltre ovviamente anche ai colori e tutto quello che diciamo è il comparto video di una camera di questo tipo montata su un CineWhoop. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che sia stato interessante, che vi abbia reso l'idea di com'è una SMO 4K di ISA360. Se è così ragazzi, mi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, foto, video di quando vado a far volare i droni, delle stampe 3D, davvero c'è di tutto su lì, quindi seguitemi su Instagram, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao ragazzi!